Conoscere i passi luoghi ci porta in Ghisoni, un paese oggi soprattutto conosciuto per le stazioni di ski, ma noi abbiamo voluto portarvi a scoprire da un altro lato, meno abbugato, della storia di questo paese, che ci permetterà di noi di capire le sue evoluzioni. Per questo andiamo subito a scontrare a Pasquale Bieri, di insegnante all'Università di Gorsega, Ghisonese e Cepu, e ci abbiamo i vestiti della storia di questo paese. E quando si parla di storia in Ghisoni, il primo avvenimento da Minta si passa nel 1739. In piena rivoluzione di Gorsega, un certo conte de Vaux, connettendo che capitano dell'armata francese che diventerà più tardi governore dell'isola, occupa il paese, nascitando ciò come chiama oggi la battaglia di Ghisoni. De Vaux è stato piazzato in un convento con 200 soldati e è stato attaccato dai rivoluzionari corsi, Talavesi e Ghisonacci, e c'è stata una battaglia giusto sotto qui, giusto accanto a noi. I rivoluzionari corsi giungono da qui e assaltano il convento, di che? Di che donc erano a poco presso 400-450 corsi, Talavesi e Ghisonacci, che giungono per stirpare i francesi, infatti, che erano qui. E i francesi hanno ricevuto l'aiuto di un posto che era in Bastiglia e sono venuti per darretto, per ingirarli. I corsi sono stati obbligati a fuggire in da casa Pieri che si trovava sopra Fontanone. E sa casa Pieri porta sempre i vestiti di avvenire la battaglia di Ghisoni. Utavano e niraminta che i soldati francesi hanno qui tirato o ganoni da fa fuggi talavesi e ghisonesi. Seguitati da De Vaux che ha tirato una canonata in questo muro qui. Camminando pai stretti o paesi, d'altri bastimenti rimarcheuli permettono da vedere che Ghisoni era poco va quasi quasi una città. Giungiamo qui davanti al palazzo, dunque di Castello Pieri. E è stato fatto a 20 di Genoesimo da Jacques-Philippe Pieri, che era un ingegnere, che ha deposito un po' di brevetti, tanta allarme soprattutto. E c'era qui un tribunale, c'erano i notari, è stato venduto tra le due guerre, ed è un bastimento che mostra l'importanza di un paese. L'importanza che ha avuto Ghisoni con la più avanti di un paese che si assomiglia agli altri paesi dell'interno con i suoi problemi di spopolazione soprattutto. E ma andava a vedere Don Marco Albertini di Omeri Ghisoni e ci ha spiegato giusto appunto come va a Ciagomuna oramai da provare di buttare questa importanza qui a suo paesano qui che era Ghisoni tempi va. Saluto Jomeri. Saluto, buongiorno. Allora, le muita Ghisoni ha perso l'abitante, erano 2000 a principio di XX, oggi ne siamo più o meno a 200. Come si spiega questa galata di popolazione qui? Si spiega per l'economia, si spiega per la gente che vuole avvicinarsi di commerci, di dottori, e tutto il mondo è partito in piedi perché l'economia si è sviluppata in piedi e da noi non c'era più economia. E la gente cerca la sicurezza e vogliono essere vicini a tutti i servizi pubblici. Ghisoni ha un potenziale, l'abbiamo visto, c'era un tribunale, un collegio, scuole con pareti scolari, pareti giovani. È una strategia per provare di mica di portare 2000 abitanti, che sarà difficile, ma provare di far portare appena di niente. Capito, non ce la siamo mica fare, ci chiamiamo a scombattere per avere sempre la vita in paese e cerchiamo di avere i servizi pubblici, ci sono sempre i pompieri, c'è la bosta, ci sono sempre i vorresti sapere che lavorano, ci sono i bocchi di impieghi pubblici, cerchiamo di avere l'alloggi comunale, ne abbiamo 15, che non lo abbiamo a prezzi veramente bassi per tenere la gente, e cerchiamo di aiutare i commercianti, ci sono pizzeria, ci sono i bar, ci sono i ristoranti di stadina, quindi cerchiamo di campare al giro della nostra natura, dei nostri luoghi per farli conoscere a tutto il mondo. Quindi è vero che non siamo più come tanto agricoltori, ma siamo piuttosto al giro del turismo. C'è di nostro fare di bere senza maestri, di recuperare i gas da fanalodi per i giovani, per un detto. Avete voi di noi qui in Ghisoni?
Allez, on va à Vera, et je vais m'aider d'Augadi. Et on a déjà récupéré deux gaz qui m'ont rotti pour arriver. Une boche de terrain, et j'ai déjà quatre permessi qui s'en mettent en place, quatre gaz qui s'en construisent. On a vu tout ça depuis années et années. Donc, il y a un système qui vient de bien, et on cherche à faire des débuts parce qu'il est utile pour tout le monde. A Bulinta c'è Padau Baesi, un piatto nuovo. Dando torna a Ghisonia, so piazza e gabilogu di Ugastedu e di punto di confluenza tra Tarau, Venachesi e Fiumorpo.